Il sindaco di Valle Castellana e il nuovo presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, espressione civica in un lungo testa a testa primeggiato sul collega di Tortoreto Domenico Piccioni, più staccato Massimo Vagnoni, sindaco di Martinsicuro. E per quelli che erano gli indicatori prima del voto, la vittoria di D'Angelo rappresenta una piccola sorpresa, una candidatura non appoggiata ufficialmente da nessun partito, ma capace col passare del tempo di attrarre numerosi consensi. In realtà è un risultato che è stato più una scommessa da parte di tutti, una scommessa da parte del Comune di Teramo, che naturalmente ha voluto scommettere non più sugli accordi politici, ma su quello che è un programma di cose, di progetti da mettere in campo all'interno del territorio provinciale tutto. Una vittoria che segna per il nuovo presidente un taglio netto con il passato. Una svolta storica che cancella 30, un ciclo che dura da 30-40 anni di accordi politici che vanno al di là di quelle che sono le reali esigenze dei territori. Questa è la vera vittoria di questa sera. Non è una vittoria mia, ma una vittoria di rottura che ha cancellato definitivamente un sistema e da domani si aprirà una nuova pagina politica. Per D'Angelo ora la parola d'ordine è lavorare, perché il 2023 rappresenta per la provincia di Teramo un anno cruciale. Una provincia naturalmente che sarà quella del fare, quella della presenza, quella del dialogo, quella dell'ascolto di tutti gli amministratori, una provincia non solo che ascolta il palazzo e che ascolta, diciamo, i partiti, ma quella che ridarà in mano ai sindaci e agli amministratori il ruolo primario e quello attore di organizzazione del territorio. Incontrare naturalmente tutti i sindaci che mi hanno dato fiducia, ma non solo, ma soprattutto dialogare con i comuni attori di questa grande vittoria, principalmente il Comune di Teramo, e naturalmente ripartire per attuare, diciamo, lo stesso progetto che abbiamo attuato nella provincia di Teramo su tutti gli altri enti affinché torni la buona politica ad amministrarli e a governarli.